Assolutamente sì, noi siamo partiti da un obiettivo, per la verità siamo partiti da Caivano, ma abbiamo messo in piedi un progetto formativo ed educativo che riguarda tutta l'area nord di Napoli e facciamo base in questo istituto religioso di Casoria che ha una lunga storia. L'obiettivo? L'obiettivo è di garantire una formazione professionale seria, non quella formazione finta. Di offrire a ragazzi che non completano il percorso scolastico la possibilità di avere, dopo 3 anni di formazione professionale seria, un titolo da spendere sul mercato del lavoro. Abbiamo preso come modello l'esperienza a Mater Dei nel centro storico di Napoli. Abbiamo salvato già centinaia di ragazze e di ragazzi che dopo un percorso formativo di 3 anni o anche di 5 anni hanno trovato immediatamente una collocazione lavorativa. La formazione riguarda le estetiste, riguarda anche l'agroalimentare, riguarda pasticceri, pizzaioli, ragazzi che prendiamo dalla strada, che salviamo dalla delinquenza e dalla droga e che trovano una speranza di vita. È qualcosa di cui siamo veramente molto orgogliosi e di cui dobbiamo ringraziare anche per la collaborazione le suore del Mater Dei che ci hanno accompagnato nella definizione di questo progetto. Grazie. La necessità è quella di recuperare un vuoto educativo per le nuove generazioni. Un vuoto educativo, ma ripeto, siamo partiti a Caivano, ma anche qui abbiamo allargato il progetto a tutta l'area nord di Napoli. Abbiamo voluto anche evitare che per Caivano succedesse come per Casal di Principe, che ci fosse quasi un marchio negativo su quel comune. Oggi abbiamo ragazzi di Caivano che girano anche con orgoglio per le cose che stiamo mettendo in piedi. Abbiamo garantito il trasporto scolastico gratuito ai ragazzi di Casoria e ai ragazzi di Caivano che verranno a frequentare il corso di formazione qui a Casoria. Vedrete che avremo fra poche settimane centinaia di ragazze e di ragazzi presi dalla strada e che hanno trovato passione e nuova speranza nella formazione che noi riusciamo ad offrire.